startup, in pochi, non la so raccontare, nel senso che mi prude il mouse alla voglia di farvi vedere una demo, ma giustamente no, non si può. Possiamo dedicarci allo spaccio di biglietti da visita nei bagni, se volete avere più informazioni. Ma è proprio per darvi l'idea che anche noi siamo estremamente sensibili allo spazio forte che c'è in questo momento sulle analisi. E pensiamo di aver sviluppato qualcosa mettendo insieme degli informatici di 20 anni siciliani che ci hanno sviluppato una cosa che è web-based e che è alla frontiera, al punto che quelli di Microsoft hanno detto: ma come caspita ve la siete inventata questa cosa? MBA che hanno 10 anni adesso di esperienza in corporate finance per le piccole e medie imprese e docenti universitari. E insieme abbiamo messo in piedi qualcosa che ci piace, perché in termini, vedete, usiamo una metafora medica. Abbiamo detto: l'estrazione del sangue deve costare pochissimo e deve essere poco dolorosa, la fornitura del dato. Anche le analisi devono essere potentissime e costare poco, perché la cosa che deve fare la differenza è poi il medico che legge queste cose fa una diagnosi e dice: quello che ti consiglio sulla base di questi dati è questo piuttosto che quest'altro, fare una procedura concorsuale o chiedere dei soldi alla banca. Non andarci nemmeno in banca, perché ti leggono come già in stato di default. Noi pensiamo di aver messo su qualcosa, guardando la concorrenza che c'è anche a livello europeo, ed è la differenza tra quello che ha fatto questo gruppo e quello che c'è, quella, la differenza che c'è tra auscultare il torace di un paziente, bicchiettandogli sulla schiena col pubblico, ricordando una cosa che faceva, poi metteva l'orecchio sulla schiena per sentire, e fare un attacco. Ecco, oggi abbiamo gli strumenti per fare l'attacco. Poi dedicare tempo a decidere su quei dati qual è la cosa giusta.